Ciao! E finalmente è arrivato il video creazioni che vi avevo preannunciato qualche video fa. In questo video vi faccio vedere qualche paio di orecchini a soutache più due ciondoli. Uno non è finito, non ho ancora rifinito il retro, però devo ordinare l'ultra suede del colore che mi serve. E siccome, insomma, come vedrete dopo, è un po' lo stesso stile, i due ciondoli, quindi ho pensato che fosse meglio metterli nello stesso video. E quindi cominciamo con gli orecchini. Vi faccio vedere questi qua che li ho fatti già qualche tempo fa. Ok. E li ho fatti seguendo un tutorial di Simona Rotaris, che aveva messo gentilmente sulla sua pagina Facebook un video in cui mostrava come faceva questi orecchini. Li ho fatti più grandi, io poi ho scelto questi elementi abbastanza minuscoli, quindi mi sono usciti questi piccini picciò che però mi piacciono molto. Ho usato questi cabochon presi da Royal Stone. Si vendono insieme al, come si chiama, il castone. Io li ho smontati. Poi ho messo questi biconi Swarovski White Alabaster o qualcosa del genere, White Opal. Ecco. Il retro c'è questo qua. E insomma, piccolini, carini secondo me. Poi il verde io non lo uso spesso, infatti è sempre un po' una sfida quando uso i colori che non fanno parte della mia gamma dei colori, ecco. Poi vi faccio vedere, sono andata molto sui cerchi come vedrete, vi faccio vedere questi, che in realtà devo ancora rifinire al 100% il retro perché io di blu avevo soltanto quel super suede polacco con i fili bianchi, ok? Quindi adesso devo ancora lavorarci bene intorno per renderli meno visibili possibile. Ok, ho fatto questo modulino. È il cerchio con la catena strass e ho messo questa piccola goccia che ho comprato veramente anni e anni fa. È una delle mie prime spese, i primi acquisti di perline in un negozio fisico di Macerata quando abitavamo ancora lì, e ne ho ancora qualcuna di queste gocce piatte qua, mi sembrava azzeccata. Gli orecchini sono più o meno di questa grandezza. Ho messo la monachella semplice in acciaio. E questo è il suo fratellino. Ok, devo dire che questo modulo mi piace abbastanza. E qua ho provato, ve lo faccio vedere. Ho fatto una specie di doppia fodera, nel senso che ho fatto prima il modulino, ok, che l'ho chiuso, e poi ho rivestito anche il cerchio facendo qua una specie di toppa per nascondere il punto di giuntura delle piattine sul retro. Adesso vi faccio vedere, praticamente abbinato, anche se non era la mia intenzione, l'idea non era questa, cioè sono nati separatamente per dire. Questo ciondolo a cui manca ancora la catena, penso che metterò una catena che intervallerò con dei cipollotti dello stesso colore, ma devo vedere se ce li ho. Comunque delle perline. Ho usato questo bellissimo cristallo di vetro preso tempo fa in Fiera Bergamo. Ho fatto questa decorazione semplicissima mettendo qua, vedete, questa catena a pallini presa da Royal Stone. Ok, il retro la simile pelle bianca. E poi ho messo questo bel questa bella nappina, cercando di decorarla leggermente qua con questa strisciolina di peyote. Ecco, devo dire che mi piace molto, l'ho fatto pensando appunto agli outfit estivi, magari un paio di jeans con una camicina, una magliettina, t-shirt, insomma mi sembra una cosa che possa andare bene. Poi, allora, ho fatto stranamente all'uovo, sapete che io li faccio raramente, questi orecchini qui lunghi, usando i cabochon che ho rivestito io col tessuto. Ho usato queste piattine di Beats Pearls e color nero e come chiamano? Loro mi pare lo chiamino petalo, non mi ricordo bene, comunque è un rosa cipria un po' scuro così, malva, boh. E
quindi abbiamo questo elementino piccolino dove ho messo il perno, perno in acciaio, e questa parte sotto, diciamo abbastanza classica, con questo gioco di colori perché ho unito qua con una fila di rocaille da 11 nere, due piettine nere per fare questo gioco un po' di profondità. E niente, ho messo questa cuccina piccolina per non allungarlo di più, visto che già così mi sembrava un po' lungo. E niente, questi sono gli orecchini proprio handmade dalla testa ai piedi, ecco. Direi che ne sono molto soddisfatta. Poi un altro paio di orecchini che mi piace molto sono questi qui. Questi, anche questi cerchi, come vi dicevo in questa puntata, vedrete tanti cerchi. Sono dei cerchi abbastanza grandi. Ho usato qua la catena strass, quella multicolor, e ho voluto appunto unire le piattine di due colori che comunque richiamassero i cristalli, quindi viola e crystal panna. Ho usato qua questo rivolino da 10 mm, se non erro. Ho messo la catena anche lateralmente e ho messo questa manichellina che prende la pallina, che adoro. Il retro l'ho rivestito con ultra suede color panna. Devo rifinirlo un pochino meglio, ma diciamo devo cambiare le forbici perché quelle che avevo hanno cominciato a fare storie. E quindi anche questi sono abbastanza grandi, però visto che comunque la parte centrale rimane vuota, sono molto molto leggeri. Anche questi secondo me molto estivi perché fanno molta luce con tutti questi colori di cristalli. Poi vi faccio vedere un altro paio di orecchini, non cerchio, abbastanza semplici, molto semplici, però mi piacciono molto. E sono questi qui. Praticamente avevo questi componenti a forma di simil triangolo, perché alla fine non è un triangolo visto che ha la parte curva. Ci ho applicato la catena strass presa da Filincanto, molto molto bella, sembra nero a B. Ho usato la piattina, quella da 2,5 mm, presa da, mi pare da Royal Stone, le daghe, queste qua con incisioni laser, rangetta B, prese da Perle & Co. Ho messo sempre le stesse monachelle di prima sul color oro e niente, dietro, visto che il punto di giunta era veramente piccolo, ci ho messo la Forget Me Not dorata e niente, e sono così, sono piccolini, ma secondo me sono molto originali e molto sfiziosi e sono miei, mi piacciono veramente tanto. Poi adesso vi faccio vedere quel ciondolo di cui vi stavo parlando prima, quello che non è finito, infatti vedrete dei fili attaccati. Ed è questo ciondolo qui. Allora, il ciondolo è nato perché avevo acquistato lo schema di questo fiore dal sito di Filincanto e ho provato a farlo. L'ho fatto in questi colori che sfuma dal bianco, rosa, al diciamo rosa più scuro. E l'ho applicato poi su questo cerchio fatto a soutache con tutte le piattine sono Filincanto, questa qua rosa scuro e bianco cotton di quella serie cotton. Qua al centro abbiamo una catena strass rosa opal e poi sotto ci ho messo la nappina presa da Royal Stone. Anche qui ho cercato di abbellire leggermente, ho messo questi due cipollotti rosa ai lati e ho fatto questo cerchietto con le 15-0, ok, e niente, quindi il ciondolo si presenta in questo modo. Devo ancora rifinirlo dietro e devo capire un attimo su, cioè, come su cosa appenderlo, ecco, se metterci una semplice catenina, se fare una cosa un pochino più colorata, devo ancora capirlo, però infatti come avete visto fanno un po' cioè lo stesso stile, no? Due ciondoli con le nappine, quindi ho detto li mettiamo nello stesso video e devo dirvi che sono molto contenta, mi piace molto questo fiore. Sono stata un po' pigra perché ne ho fatto solo uno, infatti ero anche tentata di farlo diventare un monorecchino con un orecchino un po' più piccolo, sempre dei stessi colori. Però niente, io sono simmetrica, il mio cervello funziona così, quindi
ho deciso che lo farò diventare un ciondolo. E poi all'ultimo i miei orecchini che chiamerei adesso glicine per via dei colori. E sono questi orecchini qui, che brillano proprio in maniera pazzesca. Allora, ovviamente voi non lo vedete bene il colore è lilla, proprio glicine. Diciamo che il colore del cristallo è abbastanza veritiero. Le piattine invece sono quelle 2,5 in due tonalità, in realtà. Questo in realtà si nota perché abbiamo, vedete, intorno al cristallo c'è la piattina argento, lilla chiaro, lilla scuro. E qua intorno al cerchietto abbiamo lilla chiaro, catena strass, lilla scuro, argento, questo giro di perline 15-0. Poi ho appunto fatto il modulo a cerchio, il modulo con rivoli, e qua in questo caso credo di aver usato proprio rivoli Swarovski. Qua c'è uno Swarovskino da 3 mm per chiudere l'eloforo. Questi sono invece due goccioline che ho preso su AliExpress. E qua ho usato le Pippo che avevano il colore che faceva caso mio, e quindi ho fatto questo angioletto, chiamiamolo così, angioletto panciuto. E ho deciso di applicare questa monachella molto molto bella, tutta punterellata. Mi piace molto. Eccoci, visto che qua il componente, l'orecchino in sé, dà molta luce, volevo mettere una monachella che richiamasse, diciamo, questa lucentezza, però che non attirasse troppa attenzione appunto sulla monachella, lasciandolo sull'orecchino. Il retro l'ho rifinito con Ultra Suede color grigio, che comunque secondo me, visto che ho usato argento, ci stava bene. E niente, e questo è l'ultimo paio di orecchini che volevo farvi vedere, li ho lasciati per ultimi perché ne vado particolarmente fiera, mi piacciono tanto, ci ho perso un po' di tempo per farli perché poi alla fine ho deciso di aggiungere questo filo intorno, insomma, di perline. Siccome volevo che andassero tutte dritte, ci ho veramente penato abbastanza, però credo che il risultato sia abbastanza carino. Quindi queste sono le mie creazioni dell'ultimo periodo. Non sono tantissime perché non sono stata super produttiva. Ultimamente la stanchezza che arriva la sera, diciamo, uccide la fantasia. Però, insomma, uno ci prova, facciamo quello che riusciamo a fare. E io in questo periodo ho fatto proprio questo. Vi faccio vedere l'ultima panoramica sulle creazioni. Ok, bene. E con questa inquadratura vi saluto e al prossimo video. Ciao!